buongiorno a tutti e benvenuti o bentornati al mio canale la maglia di antonella oggi eh, volevo fare con voi un maglione dall'inizio fatto passo a passo e eh, lo volevo fare Ho preparato a questo punto uno schema per farvi darvi l'idea lo voglio fare alla raglan con lo scafo alla raglan dove praticamente noi abbiamo eh, un, ehm, lo scollo è in verticale sia davanti e dietro dove il davanti e il dietro sono hanno le stesse dimensioni, anche se poi dietro dobbiamo fare qualche centimetro in più per fare in modo che il collo non scenda. Eh, allora, eh, la, lo scalfo al raglan: eh, ci sono diversi modi per farlo. Può essere fatto top down, cioè lavorato praticamente dal collo in, in discesa, oppure dal basso verso l'altro, che è il bottom top. Oppure ci può essere il raglan eh, cucito allora io farò vi farò vedere come lo faccio io ci sono diversi modi il raglan eh, cucito allora ehm, vi faccio la particolarità che voglio fare in questo maglione sarà con il eh, bordo lo farò a eh, costa eh, ritorta 1 a 1 e eh, poi farò invece sulle eh, diminuzioni che ci servono per fare il raglan eh, farò una treccia praticamente all'esterno e le mie diminuzioni le farò le ho segnate in questo modo sul disegno all'interno allora io lavoro eh, sarà il maglione che vado a realizzare è in cotone ma si può fare tranquillamente in lana lavoro praticamente con i ferri del quattro e mezzo e ho messo allora questo proposito per quanto mi riguarda 76 punti dove 74 punti sono per eh, le dimensioni che mi servono, più due punti di, eh, in aggiunta, quindi per aggiungere 76 che corrispondono per il mio vivagno. Eh, vi invito prima di mettere i punti con il vostro cotone o lana che userete a farvi un campione per calcolare i punti che vi servono. Da lavorare, allora farò adesso. Dunque, eh, iniziamo per cui il primo punto lo passo senza farlo e poi devo fare un dritto e un rovescio a costa ritorta. Per cui vuol dire che il dritto lo prendo sotto in questo modo e il rovescio lo faccio normalmente. Quindi, e il rovescio lo prendo non da davanti, ma da sotto. E dovrò lavorare e poi rovescio eh, normale quindi e poi sul secondo ferro la stessa cosa. Dove ho il dritto lo prenderò sempre a maglia ritorta da sotto. Eh, potete andare a vedere, ma è molto semplice. Ho fatto un tutorial anche costa a maglia ritorta in questo senso. E dobbiamo lavorare. Io faccio adesso 8 giri in questo modo che sarà il bordo che lascerò sul mio maglione per cui io, scusate questo ho perso ok così uh, lavoro tutto il mio bordo uh, per 8 ferri, cioè scusate uh, sì per 8 ferri 8 giri e poi inizi avrò finito il bordo Allora, sto finendo l'ottavo giro di, uh, per il bordo che abbiamo deciso di fare per il nostro maglione che è appunto a coste 1 a 1 a maglia ritorta. Allora, ecco qua. Ah, adesso ve lo faccio vedere. Allora, io ho deciso di eh, fare questa altezza. Voi poi potete decidere eventualmente se vi piace eh, o più basso o più alto. Io ho fatto 8 giri. A questo punto eh, inizio a lavorare eh, il mio eh, il mio maglione con la maglia rasata, per cui passo la prima come al solito a vivagno e la maglia rasata, il primo ferro è tutto a diritto, cioè con la maglia dritta con eh, il punto eh, preso da sopra e non ritorto. E adesso lavoriamo quindi questo ferro e tutti i ferri dispari in questo modo e poi vediamo i ferri pari. Finendo il primo ferro tutto a diritto, e adesso ok. Allora, il secondo ferro e tutti i ferri pari lo dobbiamo fare per fare la maglia rasata a rovescio. Per cui, come al solito, il primo lo passo senza lavorarlo, il rovescio è eh, filo davanti del lavoro e poi il, il punto preso da sotto, così. E qui facciamo tutto il ferro a maglia rovescia quindi adesso dobbiamo lavorare poi vi dirò eh, misuriamo eh, i, i giri ve li dirò adesso io lavorerò quindi i ferri dispari a maglia dritta e i ferri pari a maglia rovescia che è questo che sto facendo per un, un fino allo scalfo del nostro eh, davanti e vi ricordo che questo, questa lavorazione deve essere identica fino allo scalfo per, sia per quanto riguarda il diritto cioè il, il davanti scusate del maglione che il dietro del maglione devono essere con le stesse lo stesso numero di maglie adesso lavoro un po e poi ci ritroviamo all'altezza degli scalfi allora, ho lavorato il mio davanti, e sono arrivata al punto in cui voglio fare lo scalfo. Allora, io ho lavorato praticamente il mio davanti che sarà uguale al mio dietro per 33 cm e per fare questi 33 cm con il cotone che io ho utilizzato, ho contato 70 giri. Noi a questo punto siamo a questo livello. Quindi io adesso inizierò a fare lo scalfo e inizieremo poi a fare la la, la treccia e i punti eh, per lo scalfo al nostro raglan lo facciamo all'interno. Adesso vediamo come fare. Allora, di solito io faccio così. Allora, calo quattro punti a destra e a sinistra, per cui vuol dire che ho passato la prima maglia, va bene? Faccio una seconda maglia a eh, dritto e poi a cavallo la maglia una sopra l'altra, quindi una faccio un altro dritto. E poi a cavallo la maglia 2 3 e 4 okay. e adesso, dopo che ho calato le mie 4 maglie a destra lavoro tutto il ferro ehm, che ho praticamente a maglia rasata, cioè quindi in questo caso a dritto fino in fondo al ferro dove faremo poi le diminuzioni sul rovescio gli altri quattro punti allora lavoriamo tutto il nostro ferro e poi dobbiamo calare gli altri quattro punti sul rovescio e poi dovremo impostare la nostra treccia e i vari punti che dobbiamo calare Estamos casi. ¿eh? Allora, adesso dal rovescio, noi dobbiamo calare gli altri quattro punti. anche In questo caso li tagliamo lavorandoli al rovescio. Quindi ho passato la prima maglia, ho fatto la seconda. A cavallo la prima sulla seconda e ho calato un punto, rifaccio il mio punto al rovescio, e poi a cavallo la maglia. E due lavoro ancora al rovescio, 3, e poi un'altra volta. E ho calato anche in questo caso 4 maglie in modo tale da rovescio, che così la costina dall'altra parte mi rimane uguale. E eh, rifaccio tutto il mio ferro a rovescio. Io sto dicendo um, dritto e rovescio, perché eh, ho fatto un lavoro a maglia rasata, ma la stessa eh, modalità di uh, diminuzione di queste maglie lo potete fare su qualunque lavorazione voi eventualmente abbiate scelto allora qui arriviamo in fondo e adesso noi dovremo impostare la treccia per poi e i vari scalfo i punti per diminuire per diminuire il ragla che lo faccio in una maniera un po particolare per fare una lavorazione che rimanga all'interno eh, una decorazione allora. comincio a fare un po fatica perché fa caldo e si fa un po' più fatica a lavorare Vi ricordo che il davanti e il dietro hanno la stessa lavorazione, praticamente l'unica differenza è poi lo scollo che dovremo fare sul davanti, ma tutta questa parte è identica. Allora, adesso dobbiamo impostare il nostro lavoro. Dunque, io faccio in questo modo. Allora, vi ricordo una cosa, eh, in questa, eh, lo scalfo di questo ragwanna. Eh, sulla parte sinistra del lavoro lo faccio dal diritto, sulla parte destra, cioè questa, la faremo poi al rovescio. Adesso vediamo come. Allora, il primo punto lo passo che è il mio vivagno, poi faccio due punti a rovescio, poi prendo il mio ferretto la mia spilla prendo due punti li metto sulla sulla spilla li faccio cadere in avanti perché in questo modo sto impostando la mia treccia che sarà una treccia di quattro punti faccio due punti a diritto e poi rimetto i punti che avevo messo eh, sul ferretto e li lavoro di nuovo a diritto e a questo punto faccio due punti a rovescio allora, lavoro tre punti, adesso vi dico perché, e metto il mio marca punti a questo punto perché poi mi servirà, perché la diminuzione la faccio su tre punti prima della treccia e a questo punto continuo a lavorare tutta la mia maglia a dritto e devo calcolarmi i punti di là, adesso ve lo faccio vedere, lo contiamo insieme. Allora, vuol dire che io ho calato, ho fatto due maglie a rovescio, quattro eh, per la treccia e sono eh, sei più altri due. No, questo non l'ho preso bene e neanche questo, scusate perché lo uso con un filo doppio. Allora, aspettate. Arriviamo in fondo, li contiamo insieme che così vi dico poi i punti e dopo metteremo il marca punti. Allora, vi dico nel frattempo che faccio una treccia corta, cioè la faccio su sei giri. Per cui, ma tanto lo vediamo adesso insieme. Per cui a destra ho intrecciato le maglie per la treccia e adesso dobbiamo preparare lo stesso lavoro a sinistra. Allora, Vediamo. Quindi io devo calcolare, scusate, la mia maglia di vivagno, due rovesci, due, quattro che sono la mia treccia e altri due. E allora, eh, in pratica, ehm, due, uno, tre, eh, sette, due. A dieci punti, cioè quando mi mancano tre punti, io adesso devo fare la diminuzione per il raglan. Allora, come si fa? Il primo... Uh, il primo punto non lo considero e devo prendere due maglie ehm, cioè queste altre queste due maglie prese come una maglia due maglie ritorte prese insieme quindi le prendo in questo modo tiro un pochino il filo lo vedete e rifa e faccio un punto sulla prima maglia che non avevo lavorato e poi faccio scendere tutte e tre le maglie in questo modo. Io ho calato a questo punto. Faccio due, mi le mani, due rovesci dove imposto la mia treccia. Prendo il mio ferretto, prendo due maglie, le metto davanti, lavoro due punti a diritto, riposiziono le maglie che avevo fatto scivolare davanti sul mio ferro e lavoro praticamente le due maglie a diritto faccio due rovesci in modo tale che la treccia risalti e poi il, la mia maglia di vivagno a dritto a questo punto allora torniamo indietro e adesso metteremo anche il marcapunti per cui la prima la passo a questo punto io devo lavorare due dritti ho quattro rovesci che sono la mia treccia due tre e 4 ho due dritti a questo punto. Lavoro tre rovesci: 2 e 3. E a questo punto metto il mio marca punti. Perché a eh, quando tornerò indietro, qui dovrò continuare a calare. Quindi metto il mio marca punti, e poi così ce l'abbiamo sia da una parte che dall'altra. Lavoro tutto a rovescio. Fino al mio marca punti e poi adesso vediamo come dobbiamo calare dall'altra parte. Arriviamo al nostro. Marca punti. Oh ok arriviamo okay. mm -hmm. al nostro marcapunti adesso ah, no. Eccoci qua, allora io ho il mio marcapunti, allora qui io devo fare la calata, cosa vuol dire? Allora, sono dal rovescio, devo fare due rovesci presi insieme così, cioè non il primo punto che trovo ma gli altri due, li lavoro a rovescio, tiro fuori il filo e poi lavoro da solo il, il punto che non avevo lavorato in questo modo e poi calo tutti e tre i punti a questo punto ho i tre due dritti che fanno parte della mia treccia cioè sarebbe il rovescio dall'altra parte quattro rovesci che sono appunto la treccia che ho fatto e poi ancora due dritti e il mio dritto praticamente che è il mio punto di divano allora a questo punto questo lo passo vedete io in questo modo ho creato qua la treccia, adesso si vede poco, ma allora qui ho creato la mia treccia, questi ci sono i due punti di rovescio e questa è la calata che io faccio per eh, fare eh, la raglan. Adesso dobbiamo rimettere il marcapunti, quindi passo il primo, vediamo insieme, due rovesci, quattro dritti che sono la mia treccia. Due rovesci, faccio tre punti: uno, due e tre. Che sono quelli che poi dovrò calare. Rimetto il mio marca punti e continuo a lavorare tutto il resto dall'altra parte. Dove adesso vediamo, e arriviamo, e dovremo, dovremo ricalare nuovamente. Adesso lo rivediamo insieme. Allora, quindi lavoro di nuovo tutto a maglia rasata. Adesso vedrete quando arriviamo al nostro marca punti dobbiamo ricalare come abbiamo fatto prima. Poi quando il lavoro, la treccia si vede, si vede molto di più il tutto. Quindi arriviamo al nostro marca punti dove dobbiamo calare nuovamente. Eccolo qua. Allora, tolgo il mio marcapunti se vedete ho tre punti qua e questi sono i due rovesci che poi mi delineano la treccia a questo punto io devo fare quindi prendere non considero il primo punto considero il secondo e il terzo punto che ho lo lavoro a dritto ritorto per cui due insieme a dritto ritorto in questo modo tiro un pochino il filo e poi faccio il primo punto che non avevo lavorato e poi li faccio scendere tutti dal dal ferro vado avanti lavoro due rovesci quindi quattro dritti due rovesci e il mio dritto e quindi torno indietro perché qui ho fatto già due calate e qua invece lo calo dall'altra parte quindi lo vediamo anche questo quindi il primo lo passo, ho due dritti, ho quattro rovesci che sono la mia treccia, tre, uno, quattro, ho due dritti, poi fa, considero, lavoro tra i punti e rimetto il mio marcapunti, così poi ce l'ho, così, dove so che devo calare. E poi continuo fino in fondo, dove caleremo dall'altra parte. E siamo alla seconda, adesso vi faccio vedere la treccia quando abbiamo finito questo giro. Sembra eh, complesso all'inizio, ma eh, una volta che il lavoro poi viene um, si si vede è molto più facile perché vedete il i punti eccoci qua allora siamo eh, quasi arrivati al nostro marca punti eccolo qua allora togliamo il marca punti allora a questo punto noi dobbiamo fare eh, a rovescio non il primo ma il secondo e il terzo che, che abbiamo preso a rovescio così, ok. E poi se si, si lavora sempre il primo punto che non avevo lavorato a rovescio e poi facciamo cadere tutti i punti: lavoro due dritti. 4 rovesci che sono la mia treccia al contrario due dritte e il mio rovescio allora adesso ve lo faccio vedere comincia a vedersi un po se vedete io qui ho la mia treccia che adesso e qua praticamente sono le mie calate da una parte e dall'altra questo creerà questo questo motivo di lavorazione allora faccio un altro giro e poi io incrocio nel senso che eh, lo incrocio ogni sei giri, per cui adesso lavoro e poi intrecciamo la treccia dall'altra parte di nuovo. Allora, eh, ho lavorato eh, il mio davanti e sono arrivata al punto in cui adesso io de desidero fare lo scalfo. Allora, Um, vi faccio allora ho lavorato in pratica per 47 centimetri e eh, adesso ho 38 punti vi faccio notare che inizio eh, la mia eh, scalpula la mia lavorazione quando io ho fatto 1 2 3 4 5 6 7 incroci e eh, sono tornata indietro e adesso diminuiremo e Ancora vi dico che abbiamo calato eh, per il nostro scalfo alla Raglan, lo, lo, li potete contare: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 punti su ogni, ogni ferro, cioè un punto per 13 volte consecutive. Poi ho saltato siccome mi si stringeva troppo il lavoro. Un, eh, un giro non ho calato, poi ho fatto ancora un calo, poi un giro lo vedete, non ho calato, e ho fatto una calata, una seconda calata, poi non ho calato e adesso caleremo. E adesso vediamo come fare il nostro scollo. Allora ho posizionato che ho detto ho 38 punti, ho posizionato, lavoreremo 14 punti e poi calerò 10 punti al centro vediamo adesso come andiamo a farlo quindi noi dobbiamo ricominciare a fare il nostro lavoro e quindi abbiamo facciamo la nostra treccia arriviamo al nostro marcapunti e calerò 10 ma mi è caduto il marcapunti ma poi lo conto dall'altra parte allora niente, dunque Allora, qui sono i miei 14 punti e adesso io devo calare, per cui lavoro un punto e un altro punto e poi a cavallo praticamente un punto sull'altro, quindi 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 9 e 10 E adesso allora noi dobbiamo fare qui una una calata del, per la nostra maglia alla raglane, quindi, qui cioè, punto, ecco qua un punto al contrario. Quindi, le tre maglie prima delle eh, due maglie a eh, maglia um, ras, non rasata a tutto dritto. Eh, praticamente, devo prendere le nostre due maglie sotto, come abbiamo fatto in tutto il resto. Quindi, queste due le prendo così tiriamo il filo e tagliamo un punto che adesso poi caleremo di là e poi abbiamo le nostre maglie a rovescio e poi la nostra treccia due rovesci e un dritto e torniamo indietro Adesso dall'altra parte dovremo unire un filo perché abbiamo calato i nostri punti e adesso e dobbiamo calare di là. Adesso lo vediamo insieme. Ecco qua. Se vedete di qui, adesso, siccome qua ho calato, devo prendere un altro filo, un altro gomitolo e dobbiamo metterci dobbiamo attaccare all'altro lavoro. Quindi, qui lo prendiamo a rovescio, mettiamo su il nostro filo e poi continuiamo a lavorare. Allora, questo lo mettiamo qui davanti. Abbiamo un altro rovescio e qui dobbiamo fare la nostra calata, quindi seconda e terza maglia sul ferro a rovescio da questa parte. Insieme, e poi la prima, che non avevamo lavorato, e caliamo il tutto e poi abbiamo di nuovo due dritti, quattro rovesci, e un dritto, e due dritti e la nostra maglia di vivagno. Allora vi faccio vedere una cosa: dunque. Quindi noi a questo punto, questo poi andrà dall'altra parte, abbiamo calato le nostre 10 maglie. Adesso, ehm, dunque, eh, io siccome voglio uno scollo abbastanza ampio eh, e ehm, non calerò più, perché poi altrimenti mi, si, mi, mi gioca male qua, mi viene male, con le calate, eh, queste che facevamo molto decorative della raglan. Eh, dovrei calarle per fare in modo che salga un giro sì, le calerei un giro sì e un, un giro no, ma eh, la stessa cosa la devo fare per lo scollo, nel senso che per lo scollo rotondo. Di solito io calo un giro sì, un giro no. Ma siccome ho le due calate che mi vanno insieme, io calerò tutti i giri fino ad arrivare al, alla fine del mio lavoro. Eh, facendolo in questo modo adesso lo vediamo insieme quindi, eh, quindi ricominciamo abbiamo ancora un giro da fare prima di fare l'intreccio della nostra treccia e quindi lo calo semplicemente adesso vi faccio vedere come all'interno allora eh, io voglio calare da questa parte non lo calo agli ultimi due, ma calo la terzultima e la penultima maglia, in modo tale che poi qua mi venga una costa fatta bene, e da questa parte lo calo in questo modo: cioè due maglie prese insieme a diritto, e questo lavoro adesso da questa parte così e invece da questa parte, siccome voglio che ehm, le diminuzioni siano sempre comunque speculari, io le calerò. Eh, la prima non la, la non, non calo la prima ma calo la seconda e la terza e da questa parte le prenderò a maglia ritorta du cioè due maglie insieme eh, a maglia ritorta e poi continuo il mio lavoro allora io farò questo tipo di eh, calate in pratica fino alla fine dove di fatto abbiamo circa dovremo arrivare adesso lo faccio poi ve le conto a 10-3 eh, incroci. In per cui adesso su ogni adesso torno indietro, su ogni eh, ferro io calo sempre un punto all'interno. Ve lo faccio vedere ancora una volta e poi continuo a lavorare, eh, continuo a lavorare fino alla fine, fino a ottenere eh, circa 3 maglie per la chiusura in modo tale che poi mi eh, finisco il mio davanti, avrò uno scollo rotondo e eh, le, le tre maglie che andranno a chiudermi insieme al, alle, alle maniche il collo quindi lo ve, ve lo faccio vedere una volta per dire che su ogni giro non cavo più con la lavorazione alla raglan adesso dobbiamo fare anche l'incrocio della nostra treccia per cui facciamo questo insieme e poi lavoro allora quindi rifacciamo la nostra treccia e vi dicevo che caliamo poi su tutti i giri un punto quindi questa è la treccia e lo caliamo adesso eh, e lo caliamo all'interno di un punto quindi due rovesci lo calo a quest'intera qui la, la, la terza ultima e la penultima quindi a destra faccio due maglie insieme prese a dritto e invece a sinistra faccio la prima la passo e faccio due maglie prese insieme a maglia ritorta quindi questo fino alla fine del nostro lavoro e qui devo incrociare adesso continuo a lavorare. Aspettate che finisco questo giro quindi così fino a ottenere arrivare praticamente a tre maglie e dovremo arrivare più o meno a 10 incroce. Qualcosa adesso continuo a lavorare allora ho finito di diminuire tutte le mie maglie fino ad arrivare a tre punti e adesso praticamente via a cavallo e se vedete io ho uno scollo perfettamente rotondo eh, vi dico che abbiamo fatto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 incroci il decimo sarebbe questo ma non, non è stato possibile farlo perché la treccia le, si è mangiato praticamente i punti nella diminuzione e poi praticamente sono tornata fino a, arriver, a avere i tre punti eh, che adesso calerò nel dietro. Noi avremo quindi 10 trecce e eh, sarà identico al davanti, solo che non avremo lo scollo. Poi lo vedremo insieme. Quindi adesso eh, calo. Questi tre punti e il davanti è finito quindi semplicemente per calare, si, acca si accavalla un punto sull'altro. Quindi, questa è la prima parte, e poi facciamo passare il filo. Ok, questo è uno. E questo è l'altro. E con questo vi dicevo, abbiamo finito al davanti e inizieremo a fare il cioè il dietro che è identico al davanti e poi lo vedremo. Ok. Quindi questo, se vedete, è proprio uno scollo rotondo e questo poi si attaccherà al pezzettino della manica per fare il giro. Ok. Allora, ho fatto anche il dietro, eh, che come vi dicevo è identico eh, al davanti che abbiamo visto insieme eh, e eh, vi, faccio, vi faccio notare una cosa. Eh, allora, gli intrecci sono 10, se vedete 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nel davanti noi abbiamo diminuito praticamente e finito qui. Qui nel dietro ho fatto due giri in più, eh, perché così poi ha meno la tendenza a scendermi. Questa è la differenza tra il davanti e il dietro. E vi faccio, vi conto perché è la stessa cosa che abbiamo fatto davanti, come vi dicevo che non ho calato su tutti i ferri. Per, eh, la, per fare le diminuzioni eh, della raglanna, perché mi si stringeva troppo. Per cui, vi dico che cosa ho fatto: abbiamo fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 calate su tutti i giri. Poi non ho calato due giri. Poi ho fatto la quattordicesima. Anche qui ho saltato un giro di calata eh, 15 e 16 insieme. Un giro non calato e poi ancora 1 2 3 calate 1 no 1 sì 1 no 1 sì 1 sì e poi qui 1 no e poi l'ultimo che abbiamo calato quindi di fatto in tutto ho fatto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 e 23 calate eh, 23 e 23 e lo stesso modo di, ehm, delle nostre diminuzioni le eh, faremo eh, saranno identiche come numero anche sulla manica allora abbiamo terminato di fare il davanti e il dietro e adesso dobbiamo impostare eh, le maniche allora Uh, per fare le maniche noi dovremo utilizzare, vi dico come faccio io, uh, come campione, ce cioè lo utilizziamo come campione, o il davanti, il, per esempio il davanti o il dietro dove prenderò le misure e poi uh, dovreste prendere anche un altro maglione dove, sul quale prenderemo le misure per calcolare le maniche. Adesso vediamo come fare. Allora, sul nostro davanti o dietro che abbiamo fatto, dobbiamo cominciare a prendere delle misure. Allora, per prendere le misure del polsino è molto semplice: eh, potete prendere e semplicemente misurarlo in questa maniera, cioè ve lo mettete eh, sul polso e poi mettete due spilli. Io ho fatto questa prima operazione e ho segnato eh, gli spilli, questi che vedete eh, gialli, sono la misura del mio polso e a questo punto io devo contare quante maglie ho e questo io farò il polso in questo modo. Quindi ho conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Per cui sono 17 punti a dritto che devo raddoppiare perché io ho contato solo le coste ritorte in questo caso, ma ho, mi manca questa che facevo il rovescio. Per cui cominciamo a scriverci le nostre misure, vuol dire che se io considero, allora facciamo un disegno che così lo capite. Allora, la mia manica, dove questo è il mio polsino, io qui ho 34 maglie e voi avrete le vostre. Poi praticamente adesso dobbiamo calcolare come fare la mia manica classica che può essere fatta fino a questo punto. Poi qui potrà partire eh, o eh, con lo scalfo. A giro oppure alla raglan, questo va bene sia per uno che per qualunque diminuzione decidiamo di fare in alto. Noi adesso ragioniamo fino a arrivare praticamente qui, allora calcolato le 34 maglie. Io devo, eh, vi ho detto, utilizziamo una um, un maglione. Dovete, dovreste avere un maglione. Io lo calcolo da un maglione che. Uh, ho una manica che uh, mi va bene, allora, che misure devo prendere? Prima di tutto, devo prendere la misura, questa misura, cioè dallo scalfo praticamente al polsino. Allora quindi, se io misuro in questo caso il mio maglione, ho 40 e riporto questa misura sul mio? davanti o dietro quello che sto utilizzando io ho messo e ho messo qua vedete uno spillo vuol dire che questo 40 praticamente è questa misura da qui a qui cioè questa ok dal polsino fino allo scalfo e qui io ho contato 40 centimetri l'altra misura che devo prendere è sempre sul maglione che ci va bene allora misuro Praticamente la misura quanti centimetri ho sulla mia manica dallo scalfo a una linea eh, orizzontale io misuro in questo modo e ho 17 centimetri. Cosa vuol dire? Che devo raddoppiare questi 17 centimetri perché è 17, sono la parte così e poi praticamente mi si raddoppia quindi sono 34 centimetri che è la misura che io avrei praticamente da qui a qui sulla mia manica che cosa faccio eh, allora siccome eh, la posso la riporto sul mio bordo perché ho usato gli stessi ferri eh, sia per il bordo che per tutto il resto della lavorazione posso calcolarlo qua, che è più semplice. Se usate, per esempio, dei ferri più piccoli per fare il bordo, dovete impostare quella misura che adesso andremo a calcolare, che abbiamo detto che sono 34 centimetri, la dovete impostare sul lavoro stesso. Io adesso l'ho impostata qua per comodità. Allora, misuro per cui 34 centimetri. Centimetri e ho, ho messo i, i due spilli: due spilli ho segnato uno è questo qua rosso e l'altro è rosso queste sono le due misure che mi servono e a questo punto devo contare quante maglie ho dallo spillo rosso allo spillo rosso io le ho contate e ho visto che sono 68 maglie vuol dire che questa distanza sono 68 maglie, devo arrivare a 68 maglie. Ehm, mi manca ancora una misura che devo calcolare. Allora, ho messo, vi ho detto prima, lo spillo eh, dove abbiamo misurato la lunghezza della nostra manica che ci andava bene. Ho messo 40 cm. Io devo calcolare a questo punto quanti giri sul mio lavoro ho fatto con i ferri. Allora, di solito è più facile calcolarlo al rovescio del lavoro perché vi faccio vedere eh, come contare i, i, i ferri. Allora, se voi girate il, eh, al rovescio, noi abbiamo eh, tanti, abbiamo gli archetti eh, che mh, ce ne sono alcuni che sono, eh, come dire, eh, concavi o convessi, cioè sono girati o sopra o sotto. Allora, scegliamo questo per esempio una riga allora per esempio questo e io devo contare questo è un giro 2 3 4 5 6 e dobbiamo contarli tutti non so se vedete dove do... allora ve lo faccio rivedere se scelgo questo archetto io devo andare su questa linea 1 2 3 4 5 6 Fino ad arrivare praticamente al mio spillo, io ho contato tutti gli archetti e ho visto che è la misura che mi serve avere che ho fatto 86 giri e quindi ci segniamo 86 giri. A questo punto, come calcoliamo il, le nostre maglie? Allora, cosa vuol dire? Che io devo calcolare, ho 34 maglie. All'altezza ehm, per il mio bordo e 68 sono quelle che devo arrivare allo scalfo. Allora devo fare 68 meno 34 vuol dire che mi viene 34. Sono le maglie che io devo aumentare nel mio nella mia manica. Che devo aumentare, ok, ma. Uh, queste 34 maglie uh, andranno poi divise uh, all'interno in due perché devo aumentarle da una parte e all'altra. Per cui, ma io di solito uh, faccio un'operazione precedente: allora o le, le, le divido tutte quante in questo senso oppure siccome a seconda del bordo che faccio, poi il polso mi aumenta abbastanza in fretta, io al primo giro, finito il bordo, ehm, aumento in un giro unico 4-5 maglie, a seconda 4-6. Allora, per comodità, adesso io decido di aumentare 30, 4 maglie, adesso poi lo vedremo insieme, nel primo giro che inizio a fare la manica, eh, dopo il bordo, per cui vuol dire che eh, sarebbero 34 meno 4 maglie che aumento nel primo giro. Io ho 30 maglie che devo aumentare, ma queste maglie devo dividerlo praticamente per due perché saranno 15 maglie che mi aumentano sul lato destro e 15 che mi aumentano sul lato sinistro. Ma ogni quanto le devo aumentare? Allora a questo punto devo utilizzare il numero di giri che noi abbiamo calcolato vuol dire che io devo dividere il, il numero di giri che io ho calcolato sulla mia lunghezza lo devo dividere per le maglie che devo dividere quindi faccio 86 che sono i giri diviso il numero di maglie che voglio aumentare e faccio 86 diviso 15 dove mi viene un eh, risultato di 5,73 anche se non è un numero pieno intero non importa, diciamo che calcolo che a rotondo io aumenterò una maglia ogni 6 ferri e in questo modo io avrò la mia manica perfetta. Allora, una cosa ancora, vi ho detto 86 giri, possono essere 86, poi dovrete provarvela per vedere se magari ci va giro in più o qualche giro in meno perché a seconda proprio del lavoro a questo punto vediamo come aumentare le maglie allora ho preparato ehm, eh, già il bordo fatto ok e adesso andiamo a vedere allora ho preparato quindi ehm, già il mio bordo e adesso dobbiamo fare l'aumento allora Uh, il primo giro noi dobbiamo detto vi ho detto che io aumento uh, 4 punti nel primo giro allora uh, mh, faccio che faccio tre maglie e ho distribuito i miei quattro punti all'interno delle maglie calcolandolo mi viene se faccio i primi tre punti ogni 10 uh, punti poi voi dovrete calcolarvelo in base a quello che avete i vostri punti allora eh, come faccio a fare l'aumento? Questo è il primo punto. Arrivo praticamente qua dove voglio fare l'aumento, prendo questo filo che è qua e lo metto sopra il eh, ferro di sinistra. Non lo lavoro però a dritto, ma lo devo lavorare a maglia ritorta, cioè preso sotto, perché altrimenti mi, mi farà eh, il buco. A questo punto continuo a lavorare, quindi ho fatto il primo aumento. Lavoro 10 maglie, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9 e 10 e qui faccio un altro aumento quindi alzo il filo lo metto sul eh, mio ferro e lo prendo a maglia ritorta preso sotto e siamo abbiamo entrato 2 riconto 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 e 10 stessa cosa, terzo tiro sul filo che così faccio l'aumento e lo faccio a maglia ritorta e poi ancora 1 2 3 4 5 6 7 8 9 e 10 riprendo il filo lo metto su io e faccio maglia ritorta allora io li ho distribuiti esattamente nel primo giro che ho fatto voi dovrete distribuirvi poi i punti che aumentate eventualmente nel primo ferro eh, sulle vostre, sul vostro numero di maglie torno indietro e questo praticamente è tutto a maglia rovescia perché io sto facendo a maglia rovescia e il prossimo ferro inizia invece l'aumento dei nostri punti Uh, che abbiamo detto che ogni 6 giri dobbiamo aumentare per 15 volte i nostri punti, allora, facciamo questo insieme e poi si lavora tutta la manica. Quindi arrivo in fondo e poi vi farò vedere che non si vede nessun buco. Allora, gli aumenti che andrò a fare adesso non li faccio sul primo ma lo faccio all'interno intorno al testo punto come ho fatto adesso in modo tale che mi rimanga il vivagno corretto per poter poi cucire correttamente senza fatica la mia eh, manica allora a questo punto io devo fare faccio quindi il primo, la prima maglia alla passo di vivagno lavoro il secondo e il terzo ferro il terzo punto scusate e poi alzo la mia maglia e questo è il primo punto che ho aumentato scusate ho preso a dritto invece va preso a maglia ritorta stavo parlando con voi e sono andati in automatico questo va preso a maglia ritorta preso sotto altrimenti se avete visto si faceva il buco e poi la stessa cosa a tre maglie dalla fine faccio lo stesso aumento sulla mia manica Arriviamo in fondo. E io poi farò gli aumenti sempre a tre maglie 3 all'inizio cioè dopo che ho lavorato tre maglie all'inizio e quando mi mancano tre maglie alla fine allora 1 2 3 mancano tre maglie qui alzo il mio fer il mio filo lo lavoro a maglia ritorta e ho fatto il mio aumento allora vi dico una cosa come vedete dove noi abbiamo fatto gli aumenti non si vedono i buchi, per cui ricordatevi quello che vi ho detto prima. L'altra cosa che vi devo dire è adesso io dovrei tornare indietro e poi contare i, i sei giri come mi veniva dal, dal conto che abbiamo fatto prima. Eh, metterei, io di solito metto sul non l'ho messo prima e lo metto adesso dove io ho fatto il giro degli aumenti che è questo, metto un segna punti un marca punti, potete mettere un marcapunti o una spilla in modo tale che poi sapete che da qui dovete contare i giri per fare il prossimo aumento. Quindi adesso noi dobbiamo lavorare la nostra manica e poi ci vediamo dopo. Allora, eh, ho lavorato praticamente la nostra manica fino ad arrivare allo scalfo allora in base alle misure che io avevo preso eh, dovevo fare 14, 15 scusate, aumenti e eh, che ho segnalato praticamente con i miei marcapunti in modo tale che vi, eh, anche per voi sia più facile io lo avevo ogni 6 giri eh, ma non mi sono venuti esattamente eh, 15 aumenti eh, che avevo messo in questo coso perché se ricordate avevo 573 e con la misura della mia manica dei 40 centimetri sono arrivata praticamente fino a 14 aumenti ma eh, perché avevo appunto lo scarto ma questo va bene lo stesso se vedete vi faccio vedere una cosa che così poi andiamo avanti a lavorare la manica sul mio maglione l'ho lasciato a metà un attimino in modo tale che lo possiate vedere ve lo faccio vedere dal rovescio perché è più facile Vederlo allora sul mio maglione di riferimento, se vedete io sono a esattamente la manica con la stessa dimensione della mia manica che mi andava bene. Ok, a questo punto, una cosa che forse non vi ho detto prima, io ho fatto la mia manica, ho fatto otto giri. Per fare il bordo, forse non ve l'ho detto prima. Comunque, il mio bordo della manica che stiamo facendo per il nostro maglioncino sono stati 8 giri. A questo punto, quindi, io devo iniziare a fare come dire lo scalfo della mia manica e quindi adesso lavorerò e vuol dire che farò quattro punti come abbiamo fatto con il davanti e il dietro e solo lavoro e poi eh, ritorno adesso quindi noi dobbiamo eh, iniziare a calare la nostra manica allora il, il, dobbiamo fare come il davanti e il dietro io calo quattro eh, maglie eh, tutte insieme all'inizio quindi faccio il punto e poi a cavallo la maglia 2 3 e 4, e sia a destra che a sinistra, e poi eh, dovremo eh, fare il, le calate come le abbiamo fatte sul davanti e il dietro eh, con la nostra lavorazione della treccia e eh, le calate praticamente decorative che abbiamo fatto per lo scalfo raglan per cui adesso finisco questo e poi arriviamo allora, stiamo finendo il ferro al rovescio e adesso dopo che abbiamo calato i quattro punti dobbiamo impostare come abbiamo fatto con il davanti e il dietro la nostra treccia e il motivo raglan quindi la prima maglia la passo Faccio due rovesci, lo facciamo solo una volta, facciamo due rovesci, dobbiamo fare la, la nostra treccia di due punti, quindi sulla spilla due punti li mettiamo davanti, lavoro i due punti successivi e riposiziono eh, i punti della mia eh, treccia sul ferro di sinistra e lavoro e poi abbiamo i due rovesci che mi devono dividere la treccia e a questo punto lavoro quando siamo dobbiamo questo se vi ricordate la prima questo per fare questo motivo raglan lo devo calare eh, dal rovescio quindi faccio dopo i due eh, rovesci 3 maglie a dritto mettiamoci il nostro marca punti che così poi ce l'abbiamo dall'altra parte e continuo a lavorare fino in fondo, dove dobbiamo impostare anche dall'altra parte, lo facciamo una volta insieme, ma è la stessa lavorazione che abbiamo fatto eh, sul davanti e il dietro. Quindi io okay, ho messo già anche un marcapunti, praticamente dove devo fare il nostro. Il motivo Raglan, allora quindi sul sinistro del ferro, c'è cioè la diminuzione che eccolo qua. Allora io l'ho messo, vi faccio vedere: 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12 punti che sono i tre che dobbiamo ehm, quindi eh, fare il, la, la motivazione per il, lo, il calo raglan quindi si prendeva se vi ricordate n, eh, le, le tre maglie lavoro su tre maglie eh, le, la, secondu, la seconda e la terza che ho qua faccio un dritto ritorto prendendo il filo tirandolo su e poi rientro nella prima maglia che non avevo lavorato faccio un dritto e poi calo tutte le maglie. Poi quindi a questo punto devo impostare la mia treccia, quindi due rovesci e poi due maglie post eh, messe davanti sulla spilla che così faccio l'intreccio, lavoro due maglie, riposiziono le due maglie sopra e poi praticamente le rifaccio due rovesci e la mia maglia di vivagno a dritto la stessa cosa girando il ferro se vi ricordate adesso lavoro tutto a eh, maglia rovescia fino no scusate eh, no, non tutta maglia rovescio eh, devo dove ho i dritti faccio il dritto che sarà la mia costina che mi separa la mia treccia quindi era vivagno due dritti quattro rovesci due dritti e poi sì tutto rovescio sì fino ad arrivare in fondo dove dobbiamo fare la diminuzione a, sul rovescio per fare in modo che rimangano simmetriche e poi fatto questo dobbiamo continuare su ogni giro a, a fare le nostre diminuzioni come abbiamo fatto sul davanti e il dietro allora arriviamo in fondo allora, qua, avevo messo un marca punti marca punti che poi dovremo spostarcelo man mano allora vuol dire che sono se vedete l'ho messo qua vedete i due punti a dritto che sono il rovescio che avevo dall'altra parte e quindi devo lavorare eh, le queste tre maglie come se vi ricordate dobbiamo prenderlo a rovescio la seconda e la terza che ho quindi faccio un rovescio in questo modo e poi lavoro di nuovo cioè non di nuovo scusate la prima maglia del gruppetto di tre a rovescio e poi faccio calare tutte le mie maglie e a questo punto ho due maglie a dritto non ho messo i marcapunti poi li metteremo eh, allora due maglie a dritto due, scusate a rovescio, due dritti e poi il mio vivagno e a questo punto noi abbiamo impostato la treccia e l'inizio delle, delle calate per il lagran e adesso dobbiamo continuare a calare così eh, come abbiamo fatto con il davanti e il dietro. Allora sto lavorando la mia manica e sono arrivata all'ottavo, ve lo ve conto, in treccio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ottavo intreccio della mia treccia, dove ho fatto esattamente le stesse diminuzioni che ho fatto sul dietro. Per cui ve lo ricordo: abbiamo fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 diminuzioni su tutti i giri. Poi, siccome mi si stringeva troppo, ho saltato una diminuzione un giro non ho diminuito, poi ho diminuito ancora, un giro non ho diminuito, poi due giri diminuiti, uno no e sono adesso a tre giri che avevo calato, per cui sono sul dietro qua. Adesso farò tutti i giri di diminuzioni a differenza del dietro perché devo stringere a questo punto molto la treccia, per cui adesso vi faccio vedere perché poi sì, eh, Di fatto le due trecce mi si andranno insieme. Per cui adesso io sono all'ottava intreccio e comincio a calare eh, di nuovo su a differenza del dietro sulle maniche. Calo in pratica su, su 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 tutti i giri. Adesso lo vediamo insieme. Per cui qui siamo a questo punto e io calo. Il mio, la mia lavorazione perché poi di fatto le due lavorazioni vedete: allora sono qua Vuol dire che devo incrocio quindi prendo le due maglie come al solito e ne calo un punto a dritto, ritorto da una parte e dall'altra uno. E questo. E adesso continueremo a calare e lo faccio un po' insieme a voi perché poi le due. Eh, lavorazioni vanno si, si intrecciano quindi, noi dobbiamo arrivare di fatto, siamo a 8, eh, abbiamo 10 incroci se non ho contato male. Poi sul, sul dietro, poi ve lo faccio vedere. Quindi, torno indietro e rilavoro il tutto e di la calo, poi a un certo punto, i punti si incroceranno sulle trecce. E diventerà una treccia praticamente unica poi alla fine quindi siamo a questi giri no questo scusate parlando e ho perso dovevo fare rovi. no scusate eh, torno indietro i tre punti perché non ho parlando con voi non ho fatto le tre diminuzioni eccole qua allora qui era dove avevo ora oramai lo vedo e non metto marca punti due eh, dritti che sono la costina dall'altra parte di rovescio quindi devo diminuire queste tre maglie quindi queste le diminuisco con i due punti il secondo e il terzo punto a rovescio e poi il primo punto e poi lo calo e poi continuo il mio giro adesso adesso calo praticamente su ogni ferro allora quindi adesso vi faccio ve lo, lo faccio insieme perché poi si, si, si perdono i punti allora può essere più difficile vederlo allora se vedete io qui devo prima del devo diminuire questi tre punti prima del, delle due maglie rovesce per cui 1 2 e 3 quindi nel lavoro ancora lavoro i due rovesci Ok, e se vedete ho solo questi 1, 2, 3, quindi qui lavoro eh, queste due maglie come ho sempre fatto, ma adesso si incrocia tutto. Allora, quindi queste le ho lavorate mag le, la maglia doppia, ritorta la seconda e la terza, e poi praticamente questa. Poi le calo e adesso. l'altra parte dobbiamo calare di là allora siamo sul rovescio per cui lavoriamo come sono le maglie queste sarebbero le mie quattro rovesce maglia rovesce che sono la mia treccia allora noi dobbiamo incrociare adesso queste tre maglie se vedete eh, di fatto mi comincio a prendere una maglia eh, mi mangia una maglia eh, che mi costituisce eh, il mio eh, la divisione della treccia per cui prendo queste così a rovescio scusate così a rovescio e poi cioè, oramai mi mangiano vanno a mangiare le maglie quindi questa l'ho diminuita poi avrò ancora il mio dritto e quattro rovesci e adesso Dovremmo essere arrivati anche all'incrocio Lo controllo. Sì, adesso dobbiamo incrociare. Vedete che qua tra un po' si uniranno le maglie qua. Adesso dobbiamo di nuovo incrociare per fare la nostra treccia. Okay. E, allora. e dobbiamo a questo punto intrecciare dall'altra parte ma adesso eh, allora, dobbiamo fare il nostro rovescio e poi dobbiamo lavorare su questi quindi abbiamo ancora un dritto e qui dobbiamo fare i nostri praticamente a dritto Siamo alla questa diminuzione queste tre maglie e adesso qui dobbiamo incrociare anche da questa parte la nostra treccia. Siamo quindi al nono intreccio: e dobbiamo diminuire dall'altra parte. E poi caveremo. Adesso vi faccio vedere, smetterò di fare le calate. Con, eh, come abbiamo fatto adesso quelle eh, evidenti perché oramai le maglie mi si uniscono qui abbiamo uno. dobbiamo arrivare al 10 eh, in 13 dobbiamo fare 6 giri ancora 2 3 4 ancora uno di rovescio e su qua caliamo quindi questo lo calo in questo modo, due insieme e poi la nostra maglia a rovescio. Qua. Ok, e poi abbiamo tutto il resto dritto, eh, a rovescio. Adesso vi faccio vedere che le maglie si sono praticamente unite, guardate, allora, noi abbiamo fatto l'incrocio, il nono e adesso, io ho, di fatto, eh, questa è la mia treccia 2-4, e questa è l'altra treccia 2 e 4, adesso io calerò da una parte e dall'altra ma li calo eh, semplicemente: eh, in, in, non con l'incrocio eh, come abbiamo fatto prima, ma normalmente. Quindi, adesso faccio. Torno indietro perché devo arrivare ad avere una spalla. Che è questa sarebbe allora, queste qua le lavoro insieme al rovescio, in modo tale che ho calato da una parte, sono le, le, le due maglie antecedenti alla spalla. Alla, alla treccia, quindi da una parte le calo così e poi, quando torno indietro, la calo un'altra volta dall'altra parte, in modo tale che io continuo a calare le mie maglie per ridurre praticamente la mia spalla quindi adesso avremo il nostro vivagno abbiamo due dritti abbiamo i quattro rovesci 1 2 3 e 4 e a questo punto eh, a, a, a cavallo due maglie qua insieme e poi avrò ancora una 2 3 Quattro rovesci, due dritti e un rovescio. Allora, se vedete, adesso io incrocerò ancora, mangio ancora un da una parte e dall'altra, in modo tale che le due trecce poi, quando dovrò fare l'unione, ce le ho insieme. Quindi, di fatto, in questo momento si perde poi il... il, il l'esatta treccia quindi uno faccio ho fatto un dritto due rovesci uno due tre calo una maglia di qua quattro e poi continuo dall'altra parte allora e qui come vi dicevo calo da questa parte l'altra maglia allora vi faccio notare una cosa e così cioè uno eh, il lavoro allora Dunque io adesso dovrei calare perché ho finito, cioè fa, devo fare il rovescio e dovrei calare le mie maglie, cioè incrociare il, il, il decimo, ma siccome io con i punti al dritto ho 1, 2, 3, 4, 5, 6, adesso sul rovescio faccio altre due calate a livello della treccia in modo tale che poi ho una treccia da 4 e posso calarla. Quindi farò un dritto, una passata, due dritti. Lavoro due maglie insieme a rovescio così, in modo tale che mi porto i quattro punti. Faccio un dritto ancora e poi calo un altro punto in modo tale in questo modo. Adesso ve lo faccio di nuovo vedere e poi ho un dritto, due rovesci e un dritto. Allora io a questo punto ho un intreccio. Devo fare l'intreccio della mia treccia, quindi cosa faccio? Ma ne ho una sola oramai perché ho mangiato tutti i punti, quindi eh, vi bagno due rovesci e a questo punto prendo due maglie a dritto, le metto davanti, rifaccio sempre la mia treccia che è il mio decimo incrocio e poi rimetto sulle cose, rifaccio un, eh, il mio lavoro, ok? A questo punto, io ho contiamo i punti, vi dico tutto nel indietro: abbiamo 2, 4, 6, 8, 10 punti e quindi lavoro un dritto, cioè lavoro il tutto, faccio caro ancora adesso due punti e abbiamo praticamente raggiunto 8, avanzo 8 maglie. Quindi farò un dritto eventualmente eh, le calo qua su dove ho il rovescio le due in modo tale che calo altri due punti da una parte e dall'altra così dove avevo i due rovesci e adesso torno indietro e calo tutti i punti e la manica è finita che sarà quella che poi mi andrà a far parte mh, Costituirà una parte del mio collo, ecco qua, allora, questo quindi io sono riuscita di fatto a fare un altro intreccio unendo le due. Che così eh, non sta male, e adesso incrocio tutto e ho finito. La manica quindi incrociamo: perché un pezzetto di io ho avanzato 8 punti che sono i 4 o 5 centimetri che mi servono. Per andare nel collo, eh, costituiscono appunto, vi dicevo, le maniche, una parte del collo. Ecco qua. E con questo noi abbiamo finito la nostra manica. Quindi, passiamo il tutto. Vi faccio vedere come è venuta. Ecco qua. Se vedete, noi abbiamo incrociato progressivamente e qua con le calate che abbiamo fatto eh, siamo riusciti poi a unire, quindi creare anche in questo modo un eh, motivo decorativo. Anche se ho calato il tutto, le due trecce si sono unite, ma ho fatto in modo che avessi il decimo incrocio delle mie due trecce, che poi è un'unica treccia con le due trecce unite e quindi anche questo costituisce motivo di decorazione. Allora, visto che adesso abbiamo finito il nostro maglione prima di fare poi il, il collo in alto, dobbiamo praticamente unirlo. Allora eh, vi ricordo che ho fatto un video a questo proposito su come unire con la cucitura invisibile la maglia rasata eh, in verticale. Comunque eh, io prendo ve lo faccio vedere rapidamente. Prendo un filo che mi era avanzato da sotto. Allora devo fissarlo i due le due parti che devo unire, in questo caso sto unendo il davanti e il dietro. Lo, passiamo il filo dall'altra parte e poi di nuovo da questa parte in modo tale che fissiamo il nostro Filo, e poi dobbiamo andare a ricercare i due archetti, eh, in pratica, allora, questi che vedete, e lo dobbiamo passare da una parte e dall'altra, uno di qua, e di qui dobbiamo cercare gli altri due che sono questi. Adesso qui lo vedete un po'. Meno, ve lo faccio vedere poi. Qua: uno, due, vedete questi due in modo tale che cuciamo. Poi su, qui lo vedete, fate un, magari qui si vedete due archetti qua. Qui si può un pochino magari più difficoltoso vederlo perché avevamo la maglia ritorta, ma poi sulla maglia rasata adesso ve lo faccio vedere. uno e due due archetti sono qua e dobbiamo praticamente qua vedete qua eccoli qua 1 e 2 quindi adesso si cuce tutto il maglione questo è il filo che avevo imbastito i due archetti. in questo modo noi cuciamo tutto il nostro maglione e non si vedrà praticamente niente vi ricordo di non prendere eccolo qua magari proprio la prima fila perché altrimenti è più faticoso ok e con questo dobbiamo cucire il tutto e non si vede praticamente nulla vedete e quindi continuiamo a cucire e cuciamo tutto il nostro maglione allora, ho finito praticamente di cucire eh, sulla maglia rasata e se vedete, praticamente questa è la cucitura e di fatto, se la fate correttamente, non si vede assolutamente niente. Invece, eh, allora, dove dobbiamo cucire? Adesso ve lo faccio vedere. Eh, All'altezza del, del nostro dove abbiamo la, la treccia, noi abbiamo praticamente da questa parte e da questa una maglia legaccio. Allora, se vi ricordate, potete andarlo anche a vedere. Dobbiamo fare una cucitura che è diversa rispetto alla maglia rasata. Eh, ho fatto un video a questo proposito, potete andarlo a vedere. Eh, che è la cucitura su maglia legaccio verticale. Allora, eh, di fatto, qui dobbiamo cercare gli archetti. Eh, noi sulla maglia eh, legace abbiamo un archetto basso che è questo, vedete che è girato verso il basso e questo invece è girato verso l'alto. Allora, da una parte devo scegliere, eh, per esempio, in questo caso scelgo il basso a destra, questo. E di qua invece io devo cercare l'archetto corrispondente ma che va verso l'alto, per cui che è per esempio questo, vedete questo è quello basso e questo, questo è quello alto e questo è alto, cioè che è rivolto eh, con, la, con la cuna eh, in alto. Allora, per cui dobbiamo fare, abbiamo detto di qua scegliamo quello che è rivolto verso l'alto, quindi lo prendiamo in questo senso. E di qui dobbiamo cercare quello che è basso, che è questo, che è così. E quindi passiamo da una parte all'altra e facciamo la cucitura. Quindi di qui è quello alto, che è questo, e di qui che è quello basso, che è questo. E così continuiamo. E se vedete, cioè basso e alto. E se vedete. L'effetto finale poi è questo: dove noi abbiamo qui, avevo già cucito e se vedete anche in questo caso la cucitura non si vede. Adesso finisco di cucire. Allora ho cucito tutto il maglione e adesso se vedete lo scollo eh, è veramente rotondo, segue bene seguirà bene poi il collo e adesso noi dobbiamo praticamente iniziare a fare il bordo allora farò il bordo eh, come eh, il bordo che abbiamo fatto sui polsini quindi e, e sul polsini su, sì, e sì, all'inizio del maglione, quindi una costa ritorta 1 a 1. Allora, eh, e lo farò con: riprenderò i, i, i punti con i ferri rotondi. Dunque, eh, inizio di solito. Ho messo un marcapunti in modo tale che lo so al, dove ho unito la manica con il mio dietro, e quindi ho messo qua il marcapunti. Allora, eh, dobbiamo recuperare i punti. quindi con i ferri rotondi e eh, vi ricordo che eh, non è, eh, prenderò un punto ogni su allora prenderemo un punto eh, per volta e non si prendono di solito sulla catenella ma eh, subito la, la fila sotto quindi il primo l'abbiamo preso e adesso pa passo passo dobbiamo riprendere appunto tutti i punti quindi si entra e poi si rimette su in modo tale che poi girerà bene in questo modo vedete non lo prendo qua eh, ma subito sotto e l'altra cosa che vi ricordo è che i punti vanno ripresi dalla parte del dritto cioè in questo modo e non da questa parte perché poi qua mi rimarrà la costina invece in questo modo eh, viene è, è come è attaccato senza praticamente fare niente. Allora, stiamo finendo di raccogliere i punti del nostro collo. Vedete che sono quasi arrivata a doverare il punti Che ci servirà soprattutto non tanto adesso, perché adesso la raccolta dei punti si vede dove abbiamo raccolto oppure no, ma soprattutto dopo quando lavoreremo in tondo quando lavoreremo in tondo ehm, sapremo che qua inizia il nostro eh, il nostro inizio del giro ecco qua allora farei un altro punto anche qua ok e a questo punto quindi iniziamo a lavorare e quindi è un dritto allora il primo lo faccio un po stretto ma poi perché altrimenti mi perdo il punto ok allora è un dritto e un rovescio fatto praticamente a maglia a costa ritorta quindi rovescio normale e dritto preso per la costa ritorta e quindi preso da sotto in questo modo e continuiamo a farci il nostro collo per tutto per tutti i nostri punti eh, farò adesso lavorerò uh, eh, i miei punti e eh, faremo credo che tre giri potrebbero bastare poi adesso lavoro e poi vi dico esattamente quanti giri ho fatti io credo che tre giri possano essere con questa dimensione di questo cotone l'altezza giusta per il mio collo allora sto finendo il terzo giro vedete e eh, sono arrivata appunto al dove abbiamo messo il marca punti mi mancano gli ultimi punti per finire ho fatto tre giri il nostro per il nostro collo e eccolo qua questo è l'ultimo giro l'ultimo punto a questo punto inizio praticamente a calare i punti e non li calerò con ehm, Ehm, come si chiama la catenella ma faccio la, 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 la chiusura elastica quindi vuol dire che prendo due punti insieme così e poi riposiziono il mio punto appena fatto sul ferro di sinistra e poi di nuovo in questo modo e in questo modo calo tutti i punti ma mi verrà una chiusura elastica quindi ve lo ripeto si fanno due punti insieme lavorati a dritto e poi il punto che abbiamo appena fatto lo rimettiamo sul ferro di sinistra e rifacciamo lo stesso eh, lavoro e quindi adesso rifacciamo calo tutti i punti stiamo finendo di accavallare tutti i nostri punti e con questo quindi abbiamo poi finito cioè dovremo fissarci tutti i eh, fili ma il maglione è praticamente finito ecco qua questo è l'ultimo punto per cui facciamo passare il nostro gomitolo e poi chiudiamo ecco qua stiamo finendo di accavallare tutti i nostri punti e con questo quindi abbiamo poi finito cioè dovremo fissarci tutti i uh, fili ma il maglione è praticamente finito ecco qua questo è l'ultimo punto per cui facciamo passare il nostro gomitolo e poi chiudiamo qua bene con questo abbiamo quindi finito il nostro maglione guardate come è venuto bene come gira bene il collo guardate anche come eh, che bella che è la lavorazione che abbiamo fatto sul nostro eh, scalfo eh, la raglan con le, le trecce come si uniscono eh, il davanti con la manica e va bene vi faccio notare una cosa dove abbiamo fatto eh, Come è venuta la treccia all'interno della nostra manica? Questa è la manica. Se vedete qua, alla fine, noi abbiamo, quando abbiamo calato i punti, e se vedete l'abbiamo terminata con un'unica treccia, e quindi anche questo crea praticamente questa. Questo motivo di decorazione e la, la manica, eh, la, ve lo faccio vedere. Il pezzo della manica, entra anche per un pezzettino appunto a far parte del collo. Guardate comunque è davvero, secondo me, molto bello e anche il dietro, questo è praticamente il dietro. Vedete come la lavorazione è veramente carina. Bene. Eh, con questo spero che eh, vi possa essere eh, d'aiuto questo video che è sì effettivamente un po' lungo ma eh, per fare un maglione ci sono tante cose da far vedere. Eh, spero comunque che vi possa essere appunto d'aiuto per i vostri progetti e quindi con questo se vi è piaciuto vi invito a mettermi un like e a condividere. Il, il tutorial con i vostri amici e per chi non fosse ancora iscritto al mio canale, a farlo appunto iscriversi al canale La Maglia di Antonella. Ciao a tutti e buon lavoro.